Sono passati 14 mesi dall'inizio della sindacatura e che mesi sono stati? Sono stati mesi di lavoro, mesi di fatica, mesi intensi. Se guardo al passato non posso non riscontrare quanto detto. Ma sono stati mesi di grande soddisfazione pure, perché quando ci si mette al servizio della propria città non possono non prevalere anche altre ragioni, altre logiche. Quello che si evince da questi primi mesi, da questi 14 mesi, è che c'è un coinvolgimento con tutti i cittadini, ma anche un senso di rispetto sia per i cittadini che per i cittadini per quanto riguarda l'istituzione. Ma vedi, chi guarda la città con animo sereno non può non trovare ragioni di ripartenza. Io questo lo dicevo ieri e lo dico con forza oggi. Io dico sempre che il risultato, al di là di quello che siamo riusciti a fare, di quel poco, di quel tanto che siamo riusciti a fare in questi 14 mesi, io penso che il risultato più bello sia avere rimesso al centro della città, il cittadino, con tutte le sue debolezze, con tutte le sue fragilità, con tutti i suoi problemi, ma lo abbiamo rimesso al centro. Abbiamo restituito la città al cittadino. Lo abbiamo fatto sentire partecipe e protagonista del momento e degli eventi che abbiamo organizzato. Ecco, restituire questo senso di rispetto e anche ritrovare un senso di comunità, e questo senso di comunità io lo vivo tutti i giorni. Quali sono gli obiettivi raggiunti e quali sono i propositi del prossimo anno? Ma gli obiettivi raggiunti sono quelli che dicevamo in conferenza stampa: aver portato avanti alcuni progetti che abbiamo trovato qui dalla precedente amministrazione, altri finanziamenti che siamo riusciti a fare arrivare, come la caserma dei carabinieri, 1.250.000 euro che è andata in appalto proprio ieri, si è aggiudicata la gara una ditta di Mistretta. I lavori sul torrente Montagna Reale di 958.000 euro che partiranno a breve, i finanziamenti sulle scuole, avere contribuito, anche se in maniera non straordinariamente significativa, sul nuovo depuratore che è stato consegnati, i cui lavori sono stati consegnati. Abbiamo firmato il contratto qui nella sala del Consiglio Comunale lo scorso 4 di dicembre, e tante altre cose che non sto qui a ripetere per ragioni anche di tempo, però non ti nascondo che questo anno è stato un anno intenso, ma con gratificazioni e soprattutto cercando di riportare al centro della scena la città di Patti, una scena che merita, non solo in ragione della millenaria storia a cui apparteniamo, ma perché veramente Patti merita di essere restituita lì dove la città merita di essere. Tra i tanti progetti realizzati e quelli che volete realizzare, sicuramente va evidenziato quello intercettato per quanto riguarda la videosorveglianza del territorio, un importante obiettivo anche questo. Abbiamo approvato ieri in giunta il progetto, lo abbiamo presentato questa mattina, parteciperemo al bando della prefettura nella speranza che ci venga finanziato questo progetto che mette in sicurezza ancora di più quello che è il nostro territorio comunale. I propositi per il prossimo anno? I propositi sono quelli di continuare a vivere, io dico sempre, l'augurio che faccio sempre, ma lo faccio anche per questioni di carattere, io dico sempre: non alziamo muri, i muri non servono a nessuno. E questo gelido muro che spesso siamo abituati ad alzare porta solo conflitti, porta solo incomprensioni e non è di nessun aiuto alla città. Se vogliamo essere di aiuto alla città, e questo è il proposito, e sentiamo proprio e avvertiamo proprio l'esigenza di fare qualcosa per il nostro territorio, è quello di scaldarci al fuoco amico della nostra comunità. Ecco, questo è l'augurio che faccio, che il prossimo anno i miei concittadini si scaldino sempre di più al fuoco amico della comunità.